L'idea del film nasce in maniera molto semplice. Io sono da sempre un fan di Gipi e di tutte le sue graphic novel e mi ricordo addirittura il giorno in cui ho incontrato La Terra dei Figli. Lo ricordo perché fu un colpo di fulmine. La sensazione immediata fu quella di qualcosa che mi stava parlando e da quel momento decisi di provare a capire se si poteva farne un film. When we were talking about this movie with Claudio, also the style, we went back to the graphic novel a lot of times for inspiration or for how to present this world. L'ispirazione da un certo tipo di linguaggio, che in questo caso è quello della graphic, è molto difficile riproporla in un altro contesto dove viene usato un altro linguaggio, che è quello del cinema. Quindi c'è questo grande sforzo da parte di Claudio di ottenere questo immaginario completamente diverso da quello a cui anche lui è abituato. È un connubio tra il fantastico e il naturalistico, la finzione totale, però allo stesso tempo descritta in maniera molto naturalistica, come se stesse succedendo ora. La graphic novel era conclusa e perfetta così com'era in se stessa. Eppure allo stesso tempo credo che il tradimento che è avvenuto nel passaggio dalla graphic novel al film fosse un tradimento necessario, assecondando poi quelli che sono i sentimenti e le cose che mi interessavano più della graphic novel a raccontare.